È importante che questi impianti vengano fissati su delle zone specifiche, parliamo della zona laterale alla cavità nasale, sulla zona dello zigomo e in più nella parte interna vengono anche fissate sulla volta palatina. Queste viti ci permettono di ottenere quella che è la stabilità primaria dell'impianto appena inserito. È importantissimo sottoporsi a degli interventi che prevedano l'utilizzo di queste viti maxillofaciali. Altra cosa importante dove vorrei mettere focus, fai attenzione, è il tipo di protesi che viene utilizzata. Fai attenzione perché non tutti quelli che fanno questo genere di intervento poi ti proporranno di mettere dei denti definitivi. Questa è una semplice protesi provvisoria in PMMA che poi dopo 6 mesi, un anno va cambiata con delle protesi definitive. Qua vedi un esempio di protesi definitiva in zirconio. Questa è una protesi che ha i denti, come ti dicevo, fatti con lo zirconio. Lo zirconio è un materiale rigido simile al vetro che viene bloccato sopra una barra di titanio che viene avvitata agli impianti.